Allora signori, grazie di essere venuti a questa nostra chiacchierata di fine anno, cercando di illustrarvi quello che abbiamo fatto e cercando anche di dettare alcune linee che prevediamo per l'amministrazione che riguarderà il lavoro amministrativo del 2011. Quindi, 2010, un anno, come avevamo detto lo scorso anno, di transizione a quello che era il superamento della difficoltà delle società partecipate, e questo superamento posso comunicarvi, comunicarvi che questo passaggio è stato raggiunto, un passaggio difficile, un passaggio che avremmo avuto la necessità soltanto di un piccolo tema da implementare, che è una mancanza di solidarietà compartimentale nelle società partecipate. Se no avremmo risolto all'interno, scusate, pronto? Abbandonati, che probabilmente subiranno le ondate di freddo, e quindi logicamente è giusto che prendiamo delle scelte oggi immediate per cercare di fronteggiare questa cosa. Quindi dicevo, logicamente, eccetto un piccolo problema che abbiamo avuto, che ci aspettavamo che non ci fosse, di solidarietà sociale all'interno della società partecipata, che questo è un tema che ho svolto ieri insieme all'assessore Rena al CEP. Avremo risolto tutti i temi, che sono quelli del lavoro, quelli del bilancio e quelli dell'organizzazione dei servizi. Quindi tema società partecipata, tema importante che riguardava la nostra amministrazione, l'abbiamo risolto, siamo pronti per portare a gara quasi tutti i servizi delle società partecipate, quindi ovviamente l'anno 2011 avrà il beneficio del lavoro fatto in quest'anno. Credo che questo, vedendo l'arco generale italiano, panorama generale italiano delle società partecipate, credo che sia una delle città che ha colto la possibilità di liberalizzare i propri servizi in maniera così repentina e così efficace. Credo che sia una delle poche città in Italia che abbia raggiunto questo obiettivo. Quindi, detto questo, come sapete benissimo, abbiamo lavorato nel 2010 con un bilancio molto stretto, dove abbiamo fatto grandi sacrifici, che, vi dico tranquillamente, se non ci fosse stato, dico in maniera molto chiara, la mannaia della finanziaria 2011, noi avremmo potuto sicuramente progettare in maniera diversa gli anni futuri. Non credo, come ho detto già con un giornalista che mi ha intervistato qualche tempo fa, non credo di avere avuto, come mi dicono,
uomo fortunato, non credo di aver avuto molta fortuna in questo mandato, perché molto probabilmente quando terminerò il mandato arriveranno i soldi del federalismo fiscale. E quindi logicamente dopo tutti i sacrifici fatti a me, ma dal punto di vista della mia giunta, della mia amministrazione, ma sicuramente fatti fare anche ai cittadini, arriveranno poi i proventi del nuovo impatto dello Stato. Quindi logicamente Viterbo, come ha scritto un giornale ieri, arriveranno diversi milioni di euro in più di quelli che erano il bilancio normale della città di Viterbo. Abbiamo logicamente stretto tutto. Oggi per far fronte al bilancio del 2011 e del 2012 stiamo lavorando per, oltre che stringere, anche di combattere con ancora più decisione, qualora ci fosse ancora qualche margine di residuale di mancanza di introiti tramite i controlli, quindi ancora più attenti che potremo fare sul territorio, quindi andremo a affinare ancora più le nostre tecniche di controllo sul territorio, quindi per cercare di portare a casa risorse che non avevamo previsto. Quindi non vorrei toccare la parola evasione, perché credo che non credo che ci sia molto da evadere, però molto probabilmente qualche sacca di disattenzione credo che potremmo andarla a toccare. E quindi su questo lavoreremo per il bilancio futuro. Vorrei che parlassero un attimo anche gli assessori, poi dopo lasciare per altre valutazioni che vorrete fare insieme a me, però ovviamente è giusto che i miei assessori, dal più anziano, tra virgolette, a poi ai più giovani, possano... Non mi spiegare di